È Simone Cristicchi, cantautore, il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, il nuovo direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente su proposta del vicepresidente Rita Centofanti, rappresentante del Comune dell'Aquila, d'intesa con la presidente Nathalie Dompé. Il nome è stato scelto a seguito di una procedura esplorativa che ha previsto un avviso pubblico per manifestazioni di interesse, al quale hanno risposto ben 72 candidati. Da quanto si è appreso ci sarebbe anche l'ex direttore Alessandro Preziosi, che aveva presentato il curriculum, che stavolta però non è stato scelto. Preziosi, tra l'altro, collaborerà ancora con lo Stabile come attore, perché è in cartellone come protagonista di Vincent van Gogh. La scelta è caduta su Cristicchi, un talento poliedrico che ha saputo entusiasmare il pubblico e raccogliere premi di prestigio sia nella scena musicale, ma non solo, anche nel teatro di prosa, autore che ama sperimentare e mettersi in gioco. Tra l'altro, per lui non è la prima volta all'Aquila, portò qui anni fa un suo monologo. Cristicchi infatti ha numerosi punti di contatto con la città dell'Aquila. Nel pezzo L'Italia di Piero, con il quale ha vinto Sanremo nel 2007, c'è un verso che parla addirittura del famoso bidello aquilano Mario Magnotta. E poi ancora in un'altra canzone, I terremotati ancora in vacanza, riferendosi alle dichiarazioni dell'allora premier Silvio Berlusconi, insomma, ha parlato già e conosce bene la situazione dell'Aquila, essendo stato in città dopo il terremoto, tra l'altro. Onorato, spero di essere degno, così ha dichiarato invece Simone Cristicchi. Sono orgoglioso di portare la mia esperienza teatrale e le idee migliori affinché il teatro possa essere il luogo deputato a ritrovarsi come comunità, la casa di tutti. Sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento.